Buongiorno, avrei bisogno di un preventivo. Devo ristrutturare il mio appartamento e quindi rifare un po' tutti gli impianti. E so che voi siete specializzati. Senatore Caspari, allora il 2023 purtroppo si è aperto con una raffica di aumenti, benzina, bollette del gas, tabacchi, autostrade. Cosa sta facendo il governo Meloni per far sì che questi aumenti non incidano ulteriormente sulle tasche degli italiani? Il governo con la manovra di bilancio ha stanziato molte risorse per quanto riguarda l'energia, il costo per le aziende e per le famiglie. Si tratta di una cifra ingente di circa 21 miliardi. Ovviamente poi ci sono situazioni che perdurano, speculazioni sui mercati che vanno contrastate, situazioni reali dovute alla continua situazione bellica di guerra. Tuttavia, nei giorni scorsi, dopo la decisione voluta dall'Italia e tardivamente presa dall'Europa di mettere un tetto al prezzo del gas, il prezzo del gas ha cominciato a calare. Quindi noi ci auguriamo che la situazione si normalizzi e che comunque, se no, il governo dovrà necessariamente mettere in campo ulteriori interventi, anche perché la Meloni si era pubblicamente impegnata sul tema delle accise e molto del consenso che ha ottenuto è stato dovuto anche a impegni assunti con l'opinione pubblica che vanno assolutamente mantenuti. Però già la manovra di bilancio contiene una quantità ingente di risorse destinate al fronte energie e attualmente comunque il prezzo della benzina è al di sotto dei picchi che ha toccato durante la fase del governo Draghi, quando sfondò addirittura il tetto dei 2 euro. Quindi la situazione deve essere monitorata e, se è necessario, come posso dire, sostenuta con ulteriori interventi da parte del governo che Forza Italia auspica vivacemente. Ormai siamo alla scadenza fatidica dei primi 100 giorni di governo, di governo Meloni. Qual è il bilancio che possiamo tracciare? Un bilancio positivo, perché le elezioni si sono svolte alla fine di settembre, per la prima volta in Italia. Si diceva che la manovra di bilancio non sarebbe stata fatta perché il governo si è insediato a fine ottobre e bisognava agire entro il 31 dicembre. La manovra di bilancio è stata approvata prima ancora, un giorno prima di quanto non abbiano fatto governi del passato, che avevano molto più tempo a disposizione. Sono stati varati dei provvedimenti sul fronte della sicurezza, la norma contro i rave party, le norme per impedire alle organizzazioni non governative di scorazzare nel Mediterraneo e portare i clandestini, alimentando la tratta di persone fatta da bande di criminali nel Nord Africa. È stato affrontato il tema del caro energia con la manovra di bilancio, si è aperta una discussione sulle grandi riforme istituzionali, il presidenzialismo, le autonomie e anche il ruolo della capitale, che ha bisogno di poteri maggiori per svolgere la sua funzione. Direi che in poche settimane, perché di questo si è trattato, è stato un ottimo lavoro, considerato il contesto di guerre, di tensioni, di speculazioni e anche il rapporto con l'Europa. Molti pensavano che ci sarebbero state tensioni, è stato un rapporto molto positivo, è stata l'Italia a ottenere il tetto al prezzo del gas che l'Unione Europea non definiva e lo avrebbe dovuto fare prima. Draghi non era ancora riuscito, pur avendo impostato il lavoro, ad avere una risposta, quindi devo dire che insomma è un bilancio importante, nella consapevolezza che ci sono molte cose da fare. Abbiamo appena avviato l'incremento delle pensioni minime con la battaglia che ha fatto Forza Italia, che bisogna arrivare a 1.000 euro nell'arco della legislatura. Ci saranno poi 5 anni a disposizione, quindi il governo poi dovrà essere giudicato sul medio e lungo periodo e non solo sui primi 100 giorni, che pure sono stati molto impegnati e molto concreti. Ecco, Forza Italia è un partito che dalle scorse elezioni è uscito rafforzato ed ora sta proseguendo il suo percorso di rinnovamento e di riorganizzazione sul territorio. Forza Italia è essenziale non solo perché in termini quantitativi dà quel valore aggiunto che consente al centrodestra di essere maggioranza, ma perché, nonostante, come dire, le mode del momento premino altre proposte, l'Italia sta cambiando rapidamente moda. Ci sono stati i successi di Renzi nel 2014, però subito sfioriti. Poi è stato il momento di Grillo, che ha dimezzato i consensi e mantiene quelli che ha solo su una base di ricatto basato: io ti do i soldi del reddito di cittadinanza, vota per me, che non è un grande programma, perché noi dobbiamo creare lavoro, stabilità, certezza, non solo assistenzialismo per chi ha bisogno. Poi c'è stato il momento di moda forte di Salvini quando è stato ministro dell'interno, ora Fratelli d'Italia ha avuto un cospicuo consenso. Chi ha i numeri alti deve pensare che questi numeri cambiano e quindi fare di tutto per conservarli.
Noi abbiamo mantenuto una presenza che certamente non è all'altezza delle percentuali che Berlusconi ha ottenuto nel passato, ma è stata superiore alle previsioni che erano assolutamente, come dire, nefaste. Forza Italia è anche decisiva per creare quello schieramento di centrodestra a livello europeo. L'accordo tra il Partito Popolare Europeo, di cui noi siamo rappresentanti, e i conservatori, perché poi nel 2024 ci saranno le elezioni europee. Qualcuno dirà, ma noi che ce ne importa? Guardate, noi siamo qui a parlare del PNRR, che sono soldi che vengono dall'Europa, del tetto al prezzo del gas, che è una decisione che deve assumere l'Europa. Quindi contare in Europa ha ricadute anche sulla economia italiana, sul nostro mezzogiorno, sul nostro sud. Quindi Forza Italia, ben ancorata nel Partito Popolare Europeo, di cui Fratelli d'Italia non fa parte, fa parte dello schieramento dei conservatori, può essere la forza politica che unisca una maggioranza che possa governare la Commissione e il Parlamento europeo e supportare l'azione del governo di centrodestra. Quindi, come vedete, ci sono cose da fare che non sono lontane dalla tasca dei cittadini, perché poi le risorse, le decisioni che l'Europa prende devono essere decisioni amichevoli per i popoli, non un'Europa arcigna e odiata, come è successo in molti casi, ma un'Europa madre dei suoi popoli che li aiuti, soprattutto pensiamo nelle regioni che hanno un reddito più basso come quelle del nostro mezzogiorno. E a proposito di territorio, lei, anche se non vive la realtà di Cava dei Tirreni quotidianamente, ma è comunque sempre informato, qual è il suo giudizio sull'attuale momento politico cavese e cosa consiglia al centrodestra affinché non commetta più errori del passato presentandosi in maniera frammentata alle amministrative? Beh, mi pare che ci siano ancora molti, molti mesi, altro che 100 giorni prima delle elezioni amministrative, ma io spero che ci sia unità. Molte volte ci sono state, appunto, come le ricordava, divisioni o candidature civiche che sono sorte dai contesti più vari, come lei sa, perché non devo spiegare a lei, insomma, contesti laici, cattolici, di ogni tipo. Quindi l'area alternativa alla sinistra non si è privata di nulla, ha inventato tutto riuscendo poi ad accumulare una serie di sconfitte. Mi auguro che il tempo c'è, che ci sia la capacità di unire le fila, insomma non è una responsabilità che tocca a me, ma in quanto anche responsabile enti locali di Forza Italia, se è richiesto un'occhiata la darò, nell'auspicio che il centrodestra sappia unire società civile e forze politiche, perché appunto le ultime volte c'è stato un ventaglio di offerte, ma poi gli elettori non hanno capito questa frammentazione, e quindi il primo appello è quello di essere uniti. Poi tanto il tempo mi pare che ci sia, perché nonostante le fatiche amministrative non mi pare che, insomma, le elezioni siano dietro l'angolo, e quindi mi auguro che in campagna in generale il centrodestra esprima un'alternativa al deluchismo che ha deluso molti. Io penso anche, per quanto riguarda Cava, la vita faticosa dell'ospedale, tante vicende che affliggono la popolazione locale, che si sarebbe attesa una risposta migliore. Invece il presidente De Luca di Cava si disinteressa, credo che anche di Salerno, insomma, che messe le luci che illuminano la città, credo che sia una sorta di vero e proprio regime quasi familistico, perché abbiamo visto, però è colpa del centrodestra se non è riuscita a esprimere un'alternativa significativa anche in occasione degli ultimi regionali. Quindi anche quelli che hanno avuto sconfitte, più che farsi maestri, dovrebbero riflettere anche sui propri, diciamo, esiti negativi, insomma. Quindi c'è tempo per lavorare, perché anche le regionali, insomma, non sono dietro l'angolo, però bisogna avere quegli obiettivi del territorio, avere rapporto col territorio. Io vedo anche tante volte amministratori, ce ne sono tanti civici che hanno avuto origine nel centrodestra, vanno ricercati, vanno sostenuti, ci sono tante forze disperse che non vanno abbandonate a se stesse.